situazione. Allora, adesso dopo l'hanno fatta vedere. L'hanno fatta vedere, già mai condannato. Dopo questa festa per le orecchie che è l'oroscopo di Paolo Fox, una festa anche per gli occhi, perché incontriamo una donna grazie alla quale entreremo in un'atmosfera da mille e una notte. Una donna la cui passione, e devo dire lo fa con grande maestria, è la danza orientale. Pensate che questa donna ha ballato davanti al re del Marocco e oggi qua, davanti a noi. È una donna che ha un bellissimo nome, si chiama Aziza Abdul Ridda. E voi direte, beh certo che ci vuole, quella è orientale, è brava. Sì, ma in realtà il suo vero nome è Silvia Fiore e adesso la vedremo e poi l'andremo a conoscere. Prego! Complimenti a Tarek Awad Allah, che è il percussionista che accompagna. Come sta, Silvia? Piacere. Piacere mio, complimenti. Bene, grazie. Ma lei balla orientale, ha un bel nome orientale, tutti ci cascherebbero. Invece di dov'è lei originaria? Di Torino. Di Torino? Di Torino. Ma dove la danza del ventre non è proprio la cosa più diffusa, no. Diciamo. Direi di no. Lei come c'è capitata sulla danza del ventre? Tutta colpa della mia mamma. Oh sì, e che ha combinato la sua mamma? Combinato... Ci vogliamo andare a sedere? Andiamo. Andiamoci a sedere, intanto che me lo racconta. Perché la sua mamma voleva fare di lei una ballerina. Sì. Per 9 mesi... Certo. Per 9 mesi si è ripromessa che se avesse avuto una bimba doveva essere con gli occhi azzurri, coi capelli neri e che danzasse. Due su tre l'ha beccata. Sì. Ecco. Se fosse così per due numeri buoni. A parte i capelli, gli occhi e la passione per la danza. Sì. Però magari sua mamma la voleva far ballare al Carignano, che ne so, la voleva far ballare. Ma all'inizio c'è riuscita, perché ho iniziato come danzatrice classica. Poi però l'amore casuale per questa danza, per uno stage che ho fatto... E poi diventa della mia vita. E come l'ha incontrata la danza orientale? Un amico, un'amica, un viaggio? Sempre colpa sua. Sempre la mamma? Sì, sempre colpa sua, perché leggendo è venuto così, c'era scritto che c'era questo seminario di danza orientale a Torino, sotto la Mole, no? Quindi insomma una cosa assolutamente inusuale, c'era questo stage di danza orientale. Quando mi sono avvicinata, il maestro ha iniziato a chiedermi a quanti anni è che pratichi la danza orientale, quella che tutti conoscono appunto come danza del ventre, no? Cioè. E ho detto, no, guardi, la prima volta nella mia vita, di lì è tutto partito. Ma lei è portata, ma lei è partito, si vede... un percorso. Che peraltro mio papà non è che approvasse così, Tuo papà era generale? È un generale dell'esercito. Quindi i generali la danza del ventre la vedono come una cosa poco militaresca. Beh, sicuramente, preferiva poco che marziale. Avessi fatto l'ufficiale. Così, non la voglio manomettere, volevo girare solo il microfono, ecco, così la sentiamo meglio. Sì. E quindi papà ha tentato di ostacolarla o si è solo limitato a borbottare nel suo studio? Sì, si è solo limitato a borbottare, anche perché poi in realtà il generale in casa è mia mamma. E quindi... siamo noi che comandiamo. Scende di grado come entra in casa, quindi non ha potuto fare nulla. E lei però è andata avanti.
avanti con tenacia, con volontà, evidentemente aveva una predisposizione forte ed è diventata brava, esperta e ha avuto anche le sue soddisfazioni. Dicevo prima che lei ha ballato davanti al re del Marocco. Sì, com'è si arriva a ballare davanti al re del Marocco? Si arriva perché comunque insomma si fanno dei percorsi, si fa dei sacrifici, poi arrivano queste cose inaspettate e ho preso un volo, mi hanno chiamato e mi hanno detto guardi c'è questa grandissima festa in questo teatro e desideriamo avere la nostra ospite con delle ragazze anche loro italianissime. E la cosa più bella è stata danzare davanti a questo pubblico di 1200 persone con tutti questi grandissimi personaggi e alla fine insomma il riconoscimento è stata quella che il pubblico si è alzato in piedi e alla fine delle percussioni. Vabbè, anche quando suona Palatresi si alzano, però vanno via. Invece lì sono rimasti con le... Sì, sono rimasti, devo dire sono rimasti. Ecco, sono rimasti e hanno manifestato grande approvazione sì. Per quello che lei aveva fatto. Fra l'altro non ha incontrato solo il re ballando, diciamo la verità, ha incontrato anche l'amore, o no? Sì, è vero, è vero, ho incontrato l'amore. Che è iracheno suo marito? Sì, mio marito è iracheno di Baghdad. Di Baghdad. E dove l'ha conosciuto? A Torino. A Torino. Quindi... succedono cose che noi umani non sì, sappiamo. Sì, no, infatti, delle cose incredibili, dei giochi... Magie, cose, danze del vento, qualunque sì. cosa. E l'ho incontrato la prima volta che mi sono esibita, lui era nel pubblico insieme ad altri amici arabi, tra i quali Tarek, Yunis, tutti insomma queste persone che portavano avanti un discorso già culturale legato al mondo arabo e facevano le scommesse. Sarà libanese perché ha gli occhi chiari e la pelle chiara, sarà magari egiziana, sarà mista. Poi quando si sono avvicinati, cosa che fanno tutti, mi parlano sparato in arabo, io all'epoca l'arabo non sapevo proprio cosa stavano dicendo, ho detto no, sono italiana, anche... Sono rimasti tutti, così. Però evidentemente l'interesse c'era perché sì. poi da lì è nato anche è nato un matrimonio, l'amore, fidanzamento, insomma. Matrimonio. E adesso, insomma, come tutti i mariti arabi, sarà gelosissimo, no? Che lei fa da ballando nelle piazze televisive. Ma devo dire che è una persona molto intelligente perché quando gli fanno questa domanda, ovviamente, cioè è... geloso come possono essere le persone che vogliono bene, però lui dice non si possono tarpare le ali a una farfalla. Ah beh, allora vede, molto e quindi, è sì. moderno, diciamo. Sì, molto. Meno male, se no lei non potrebbe. Certo. Perché insomma Silvia è molto brava, l'abbiamo vista, adesso la rivedremo anche. Però certo, già in famiglia il generale era contrario. So che anche la famiglia, suo marito è moderno, però la sua famiglia non era tanto dell'idea. Non poteva essere molto dell'idea, perché comunque nel mondo arabo c'è un po' questo pregiudizio sulla danza orientale. Ma no? Pure su quello occidentale. Appunto, infatti. Figlio di una ballerina, quindi, si diceva una è volta. È vero, insomma. È la stessa cosa. Sono passati un po' di anni, ma è la stessa cosa. Quindi anche sì. loro hanno detto, ma proprio una danzatrice proprio. Ti devi sposare? Beh, però comunque lui ha portato sempre avanti il suo, insomma, comunque il suo amore, la sua fiducia in me, in quello che è l'obiettivo mio, che è quello di educare, tra virgolette, le e persone quindi, a questa... Siete sposati? Dove vivete? Viviamo a Torino. A Torino. Sì. Beh, anche perché Baghdad adesso, insomma, sì, non è consigliabile. Io ci sono stata nel 2002, è stata una bellissima esperienza, un grande paese, una bellissima città. Certo, speriamo che ritorni a essere anche un luogo pacifico. Infatti, ce lo auguriamo. Quindi, lei vive a Torino, ma questa la continua a fare come passione o è la sua attività, la danza orientale? È la mia attività, non 24, ma 48 ore al giorno, perché... Balla quando non balla, insegna, sì, quando non insegna. Faccio le coreografie, produco spettacoli teatrali, ho un festival mio da 7 anni, sì, veramente a tempo pieno, infatti sono già perse, oggi mi dicevano torna a casa Alessi. E quindi... C'è da lavorare. E allora, prima che Silvia scappi dai suoi allievi e dai suoi tanti ammiratori, noi la vogliamo rivedere cantare, quindi Aziza Abdul Ridha. Dico sì, bene? Giusto, perfetto. Però da sposata, per noi rimane sempre Silvia Fiore ma da Torino. Sicuramente. In un'altra, sempre con Tarek Awad credo, alla percussione, in un'altra danza con la quale grazie. Ci salutiamo. Prego, accompagno grazie. Da questa parte.
Silvia Fiore. Grazie, grazie anche al nostro Tarek. Complimenti, perché un'italiana che si fa onore in una forma d'arte dove molte orientali non sono così brave. Grazie, grazie a voi. Tanti auguri, auguri a voi.